Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, innanzitutto ho cambiato illuminazione, fatemi sapere, perché la ring light non mi piaceva tantissimo, quindi fatemi sapere rispetto all'ultimo video questo come vi sembra, perché davvero, non lo so, penso di essere l'unica persona che con la ring light non si vede bene, quindi oggi mi vedete completamente struccata, scusatemi se vi spavento sempre, perché inizio praticamente sempre i video completamente struccato, dovrei mettere tipo un avviso prima, alert! Oggi faremo un selfie makeup, quindi un makeup perfetto per scattarsi i selfie, e utilizzeremo l'ultima collezione di Deborah Milano che si chiama Velvet Touch. Vi farò vedere tutti i prodotti, mi piacciono specialmente gli ombretti che sono tutti opachi, stile velluto, quindi molto in linea con le tendenze autunno-inverno, con il velluto e i colori opachi. Quindi iniziamo subito con la base, così smetto di spaventarvi. Allora, innanzitutto, specialmente per i selfie makeup abbiamo bisogno di un primer, perché nei selfie si vedono tutte le imperfezioni, pori eccetera, brufoli, e chi ne ha più ne mette. Ovviamente quando vuoi scattarti il selfie perfetto ne hai 50 di brufoli. Ne so qualcosa, questo è il Face Perfect Primer, che è appunto una base trucco. Vado a stenderlo specialmente sulla zona T per evitare lucidità e pori eccetera eccetera. Fondotinta stendo l'Extra Matte Perfection. Mi sto trovando benissimo con questo fondotinta, sia per quanto riguarda la formulazione che per quanto riguarda la colorazione, perché è, cioè, lo 01 è il mio colore praticamente, l'hanno fatto pensando a me, ma oltre a questo appunto dura fino a sera, non si vede addosso, è per questo che è perfetto per il nostro trucco selfie, perché appunto non si vede. La cosa peggiore sono i fondotinta che si vedono tipo maschera, ma anche quelli che non fanno effetto mascherone, a volte comunque si vede che ce l'hai addosso ed è una cosa che voglio sempre evitare. Ora, correttore come al solito abbondo, anche perché negli ultimi giorni mi stanno uscendo queste tipo, non sono occhiaio, tipo blu, e quindi sto cercando di mimetizzarlo il più possibile. Ci stavo pensando e probabilmente non sono occhiaie ma è tipo blu. Sicuramente sono occhiaie, bene, grazie, buongiorno Nicole. Ora vado, ah no, quello che mi rimane lo metto un po' sul mento e un po' tra le sopracciglia. Ora cipria, vado a stendere la Velvet Powder, che ovviamente fissa il make up e fa sì che la mia pelle non diventi lucida nell'arco della giornata. Ma il bello di questa cipria è che non solo ti lascia la pelle opaca, però non ti dà quell'effetto tipo farinoso, quindi è comunque un effetto naturale e pelle luminosa. A questo punto ovviamente contouring, vado ad usare la Terra Luminature, questa è la numero 3, che pensavo fosse un po' troppo scura per me, ma in realtà secondo me non è male, e vado ovviamente a spennellarla con il mio mitico pennello a ventaglio. Come al solito la stendo tutto sul contorno del viso per farlo sembrare un pochino più sottile, e poi sulla fronte per farla sembrare un pochino meno ampia, che come i capelli oggi poi mi sembro Frankenstein, e poi aiuterà ovviamente nella riuscita del selfie tutto ciò, fidatevi. Ovviamente col contouring potete correggere quello che preferite, quindi magari se avete il viso un po' più allungato del mio non serve che andate a stendere la terra tutto attorno al viso, magari potete stenderla solo un pochino sotto, dipende molto dalla forma del viso, e potete fare anche il contouring al naso se lo preferite. Così tutti vi chiederanno se vi siete rifatti il naso, come sta capitando a me. E tra l'altro che sto usando questo mitico specchietto di Hello Kitty per questo trucco. Ok, io dovevo sottolinearla questa cosa. Poi vado ad usare il blush, questo è il Natural Effect Blush, anche questo è un velvet finish, e questa è la tonalità Peach 03. Potrei fare come nel mio primo video, che avevo sorriso tipo io quando non applicavo il blush. Sto ancora ridendo per quel video e sono tanto contenta che vi sia piaciuto il mio remake. Ora stendo l'illuminante, e lo stendo con un pennello che io veramente detestavo, però ho scoperto che con l'illuminante funziona, cioè non mi dispiace, anche se non sarà mai il mio pennello preferito, però come illuminante non dispiace. Ho
miei capelli fanno quello che voglio, l'ho cambiato riga, l'ho messa da quest'altra parte, perché ogni tanto è bene cambiare e adesso praticamente hanno una vita propria, stanno come preferiscono. Ok, con l'illuminante abbiamo fatto, ora passiamo agli occhi. Stendo prima la base su tutta la palpebra. Ora prendo la mia Perfect Smoky Eye Palette ed inizio utilizzando questo colore beige su tutta la palpebra mobile fissa, quindi sopra alla base che abbiamo appena steso. Questo renderà più facile poi andare a sfumare il tutto. Ora prendo la terra che abbiamo usato prima, perché secondo me è il colore perfetto per fare da base agli ombretti e da transition color, quindi vado ad usare questa su tutto la piega e poi anche un pochino sotto l'occhio. Ora, sempre dalla mia palette, vado a prendere questo marroncino che è il penultimo. Lo applico solo all'interno della piega, però sto più bassa rispetto al colore della terra che abbiamo messo più in alto, quindi vado solo all'interno della piega, così creo profondità, se non perdo ciglia per strada. Sempre dalla palettina prendo questo grigio marrone che sta al centro e lo applico sulla mia palpebra mobile. Ora cambio palette e prendo questa, che è sempre della stessa collezione, ma cambiano i colori, perché questa è la numero 10, l'altra invece vi dico subito che è la numero 9, e questa invece ha tonalità più sul viola, e vado con il pencil brush, quindi un pennellino piccolino per le ciglia inferiori, vado a prendere questo colore, il secondo, che è tipo un viola prugna circa. Vado a stendere questo colore sulle ciglia inferiori. Mi piace perché è molto morbida come texture, è molto pigmentata ma allo stesso tempo elegante. Ora sulle ciglia superiori vado a stendere una matita marrone e la metto vicino alle ciglia, poi vado a sfumarla un pochino. Sfumo con il pencil brush, così do un po' di colore viola anche alla parte superiore delle ciglia. Invece nella riva interna vado a stendere la Velvet Casual e Eyeliner, che è una matita super super morbida, super pigmentata. Anche questa ha un finish velvet e siccome è waterproof mi piace applicarla appunto nella riva interna. Ora vado a pulire un pochino il trucco con del correttore, perché c'è sempre un po' di fallout, oppure rispuntano in qualche modo le occhiaie, non so come, ma rispuntano, e quindi vado a coprire così. Ora pennello pulito e vado a sfumare per bene il tutto. Non c'è bisogno di sfumare tantissimo, perché comunque questi ombretti si sfumano facilmente, ma giusto un pochino per dare un effetto un po' più naturale. Ora ovviamente sopracciglia, non posso non ritoccare le sopracciglia. Vi ricordate nell'ultimo video che nel 2009, cioè, non le calcolavo proprio? Adesso non potrei mai uscire senza sistemare le sopracciglia, ma probabilmente è anche un po' un fatto di moda. Siamo abituati a vedere tutte le sopracciglia folte, perfette, tipo se uscissi così mi mancherebbe qualcosa. Ora, mascara come al solito abbondo, abbondo, ma solo sulle ciglia inferiori. Mi devo trattenere per non fare delle facce assurde quando applico il mascara ed è difficilissimo, che mi viene sempre da fare una faccia così, tipo... mi trattengo davanti alla videocamera, ma non è facile.
Ora il nostro look, cosa manca? Mancano solo le labbra. Vado ad usare i Fluid Velvet Matte Lipstick. Voi sapete quanto io adori questo prodotto, perché ne ho parlato in lungo e in largo, ne ho parlato un sacco, ma mi sono arrivate nuove tonalità e queste due tonalità sono quelle che io preferisco. Mischiate assieme sono il top, secondo me. Vado prima a stendere questa, che è la tonalità 13, che è un bellissimo nude. Amo questi prodotti, sono completamente opachi, sono fantastici. Ora, se sugli occhi avessi uno smoky scurissimo, potrei lasciare questo nude che è bellissimo, ma è, secondo me, per questo trucco un pochino troppo chiaro, quindi vado a stenderci sopra il numero 14, che è questo rosa bellissimo, ma non lo stendo come ho appena fatto, vado semplicemente a prelevare un po' con il dito e lo picchietto sopra. Vedete che già si è asciugato ed è completamente opaco. Amo questa formulazione. E questo, ragazzi e ragazze, è il nostro trucco di oggi, spero vi sia piaciuto. Guardate questi capelli che mi stanno crescendo, baby capelli che sono, cioè, sono osceni, ma io non riesco a coprirli. Comunque questo è tutto, spero vi sia piaciuto questo trucco, io lo adoro letteralmente. Credo sia il trucco perfetto per i selfie, sia per la base che per gli occhi che per le labbra. Quindi bacio gigantissimo e noi ci vediamo alla prossima, vi voglio bene, abbraccio, ciao!